davvero ringraziare di cuore tutti voi, gli importanti ospiti di tanti paesi mediterranei, rappresentanti del Ministero degli Esteri, del governo italiano, i tanti amici che sono qui, oltre che le personalità della nostra regione e della nostra città. È davvero con piacere, possiamo dirlo anche con emozione, che apriamo oggi la sede centrale dell'Accademia del Mediterraneo e della Maison de la Méditerranée. Ci eravamo impegnati come regione nello scorso ottobre a rispondere concretamente alla richiesta e necessità di avere questa sede centrale a Napoli. Ce l'abbiamo fatta anche innanzitutto e soprattutto grazie alla ostinazione e alla straordinaria capacità organizzativa e anche istituzionale e politica di Michele Capasso. Andremo avanti su questa strada e assieme a questa sede centrale, tanto bella, restaurata, rimessa a posto davvero in un tempo incredibilmente breve, noi abbiamo e avremo a Caserta, a San Leucio, la sede di Euromed City, a Benevento una sede per la sicurezza alimentare, radicandoci dunque sempre di più sul territorio. E a ognuno di noi è davvero chiara l'importanza di questa giornata. Una casa del Mediterraneo in Campania, a Napoli, per favorire il dialogo culturale, politico e sociale tra le diverse culture che si affacciano sul nostro mare.